Se ne sono andati tutti, Wilson. Sono tutti morti perché io sono un incapace. Hai perso un paziente e non è stata colpa tua. Che mi dici di quella mamma che ha trasmesso alla figlia il cancro? Se l'avessi capito prima, lei sarebbe una mamma ancora viva. Ha rifiutato le cure quando gliele hai offerte. Come può essere colpa tua? E poi c'è quel tizio con cui ho passato un giorno intrappolato in isolamento. Ero a 1,5 metri da lui e ho assistito alla sua morte come un idiota. Sì. Hai perso dei pazienti in passato e ne perderai ancora in futuro. Esatto. Perché? Perché l'amore e la felicità sono solamente distrazioni. Il rapporto con la Caddy ha fatto una sola cosa per me, mi ha reso un medico peggiore. Certo, il grande dottor House non merita di essere felice. Lo sai che non è vero. La mia felicità di fatto viene pagata con la vita di altre persone. Lei come sta? È preoccupata. È seccata perché non sei andato stasera. Devo dirle la verità, Wilson. No! Primo, ora non prendi la macchina. E secondo, di sicuro non parli con la Caddy in questo stato. Ok. Allora vado a piedi.